assessore Domenico Gattuso. All'indomani dell'incontro con l'assessore regionale ai trasporti ci ritroviamo ancora qui per difendere la ferrovia ionica. E com'è stato l'incontro con l'assessore? Dunque, devo dire che per la prima volta abbiamo avuto un incontro istituzionale ufficializzato. L'assessore regionale ha capito che il nostro ruolo è fondamentale, quindi finalmente abbiamo aperto un tavolo tecnico, si riunirà a cadenza mensile alla regione, e però contemporaneamente ci saranno anche degli incontri a livello settimanale o quindicinale o comunque attraverso le mail, in cui diciamo, noi esprimeremo i nostri contenuti tecnici e ci confronteremo rispetto alle strategie della regione e degli operatori di trasporto ferroviario. Quindi diciamo che siamo sul primo gradino di una scala che è abbastanza irta e lunga, e quindi si avvia un percorso secondo noi importante. Ma noi nello stesso tempo vogliamo mantenere la presenza sul territorio, ovvero le mobilitazioni come quella di oggi continueranno per far capire che comunque i cittadini aumentano la loro pressione, vi è una sensibilizzazione crescente, sono sempre più numerose le associazioni che aderiscono, siamo ormai a oltre 36 e vi sono anche numerosi sindaci che si stanno aggregando. Pensiamo di poter arrivare a un centinaio di sindaci di tutta la fascia ionica entro la fine dell'anno. Questo è evidente che è una strategia abbastanza determinata. Vogliamo da un lato mantenere appunto la partecipazione viva, attiva dei cittadini, perché la battaglia sarà lunga, e dall'altra però cercare di intervenire nei tavoli istituzionali per avanzare le nostre proposte. Per esempio discuteremo uno ad uno i punti della petizione popolare. Li vogliamo ricordare? Sì, per esempio il primo riguarda il fatto che si stia tentando di cancellare dei binari nelle stazioni. Abbiamo chiesto addirittura il ripristino dei binari a Marina di San Lorenzo, dove sono stati tolti. La Regione si farà partecipe nei confronti di RFI su questo dato. Un secondo punto riguarda per esempio l'acquisto dei treni, perché abbiamo treni vecchissimi che si guastano, che non rispondono alle esigenze della collettività, e anche su questo c'è la Regione che ha assunto un impegno, ma anche lì vogliamo che i tempi siano abbreviati. Un trenino costa 4-5 milioni di euro, non stiamo chiedendo la luna, treni ordinari. Poi a parte questo ci sono altri 8 punti, vado un po' a memoria. Una delle cose più importanti sulle quali ci stiamo misurando da subito è il nuovo programma di esercizio, ovvero come vengono distribuiti i treni, in quali fasce orarie, con quali coincidenze, con quali ritmi e frequenze. Abbiamo chiesto chiaramente treni migliori rispetto a quelli che abbiamo, che i treni rispondano alla domanda, perché a volte ci troviamo dei treni di una sola carrozza con la gente pigiato che resta a terra, e a volte dei treni che sono completamente vuoti. Abbiamo chiesto per esempio che non si abbiano più situazioni come quella che oggi si verifica, ovvero che alle 6:08 del pomeriggio parta un treno, l'ultimo treno verso la Ionica, dopodiché i nostri ragazzi, gli studenti, la gente si trova bloccata e non sa come rientrare sulla Ionica. Abbiamo chiesto e otterremo, almeno la Regione si è impegnata in questo senso, che autobus e treni non si facciano concorrenza, perché sono entrambi servizi di trasporto pubblico essenziale e li paghiamo con i soldi nostri, quindi dovrebbero lavorare in sinergia, in forma complementare, per esempio evitando la sovrapposizione dei servizi sugli stessi orari e sulle stesse direttrici. Quindi programma di esercizio significa anche dare risposta ai paesi dell'interno attraverso linee più frequenti, servizi a domanda debole, nuove tecnologie. Su questo c'è un impegno formale, ma abbiamo chiesto anche che si investa di più sul ferro. Quindi alla Regione ci hanno detto che hanno un forte debito contratto nei confronti di Trenitalia, ammonta a circa 120 milioni di euro, irresponsabilità degli amministratori regionali precedenti, indubbiamente, ma il problema è serio e va risolto, anche con interventi se necessario di livello nazionale. Bisogna azzerare quel debito e rilanciare gli investimenti e la qualità dei servizi. Abbiamo chiesto che ci siano più treni e più frequenti sulla Ionica, e sembra che ci sia la volontà in questa direzione. Naturalmente non basta, per esempio vorremmo che le 108 stazioni abbandonate sulla Ionica, lasciate al degrado, murate, cementificate, riprendano dignità, magari lavorando insieme ai sindaci dei singoli comuni, ma investendo per dare servizi anche qui dignitosi, riaprendo le stazioni, accogliendo la gente, dando di nuovo vita a quelli che erano dei centri di incontro sociali tra i più interessanti e importanti della nostra comunità.
E non solo, abbiamo pensato che sia importante anche cercare di fare delle cose che sono fattibili, come per esempio facilitare il traghettamento sullo stretto, perché anche qui parliamo di Ionica, Messina e Reggio sono due città ioniche e deve essere possibile un trasporto pubblico locale marittimo tra le due sponde, che non è la fine del mondo. Le regioni possono accordarsi, si può arrivare a una norma che legittimi questo tipo di servizio e garantisca anche i viaggiatori dello stretto tra Reggio e Messina con motonavi di ultima generazione e servizi più frequenti. Abbiamo chiesto anche che sia possibile per esempio raggiungere dalla stazione Reggio Lido l'aeroporto, perché abbiamo due stazioni che sono costate ai cittadini quattrini e sono chiuse, quella vicino appunto alla stazione marittima e quella di San Gregorio Aeroporto. Allora, un cittadino che viene da Messina dovrebbe poter raggiungere l'aeroporto in maniera rapida, garantita, perché approdare al porto di Reggio è più facile e in 10 minuti si è tranquillamente all'aeroporto. Questo significherebbe anche portare utenza tramite ferro agli utenti dell'aereo, perché ricordiamolo tra parentesi, stiamo rischiando la chiusura dell'aeroporto di Reggio Calabria, forse non tutti i cittadini se ne rendono conto, ma la situazione è gravissima anche su quel fronte. Quindi abbiamo diversi fronti sui quali siamo impegnati. L'ultimo punto della petizione riguarda concerne la finanziabilità di questi interventi. Non stiamo chiedendo la luna, non stiamo chiedendo l'elettrificazione, che pure potremmo chiedere, della linea Iori, non stiamo chiedendo opere immense, stiamo chiedendo qualche cosa che ci tocca e sono piccole opere, servizi abbordabili. Voglio dare un esempio a chi ci ascolta, riguarda il fatto che ormai esistono due Italie. Da Salerno a Torino ormai abbiamo l'alta velocità, è costata 50 milioni di euro a chilometro l'alta velocità, al sud Italia non ne abbiamo visto neanche l'ombra. Ma un'altra battuta, a Torino la linea più avanzata d'Italia, una linea metropolitana senza guidatore a bordo, è costata 85 milioni di euro a chilometro, quindi 1 miliardo di euro, e la cosa impressionante è che i costi di gestione, perché poi si va sempre a parare là, li paga la collettività, compreso i calabresi. Infatti su 26 milioni di euro di costo di esercizio, solo 7 milioni sono recuperati dalla vendita dei biglietti, gli altri 19 li paga la nostra collettività. Noi pensiamo che siamo italiani, cittadini europei, e meritiamo gli stessi standard di servizio delle altre regioni. Per questo continuiamo la nostra battaglia, lo faremo su due piani, ripeto, un piano tecnico in cui mettiamo in gioco competenze che per nostra fortuna ci sono, un piano politico in modo da coinvolgere il più possibile la cittadinanza, la comunità, le forze sociali e soprattutto i giovani, perché crediamo che se questa battaglia la facciamo anche in una prospettiva di sviluppo. Uno dei punti della petizione riguarda anche la valorizzazione delle Omeca, le officine meccaniche calabresi. Dopo questo incontro a mezzogiorno, simbolicamente prenderemo il treno e ci recheremo per un altro sit-in davanti alle officine meccaniche calabresi. Esatto, le Omeca di fatti hanno cambiato più volte nome, adesso sono diventate Ansaldo Breda, adesso Itachi, ma siamo preoccupati, al di là di quello che vanno affermando alcuni sindacati, alcune forze politiche, noi non pensiamo che la vendita di Itachi sia una garanzia in prospettiva per i lavoratori e per l'industria della nostra città, della nostra regione. Noi anche su questo vorremmo che la politica facesse di più, intanto per esempio cominciasse a comprare dei treni, perché fabbrichiamo i treni più belli del mondo, fabbrichiamo dei treni regionali che andiamo a portare poi in altre regioni come l'Emilia Romagna o il Veneto. Vorremmo vedere quei treni circolare anche su questi binari, anche da Reggio a Cosenza, a Catanzaro o lungo la Ionica. Un trenino di questa natura costa 4-5 milioni di euro, allora perché non investire un po' di quattrini per comprare treni fatti in Calabria? Qualcuno dirà, ma bisogna fare le gare, è vero, ma queste gare sarebbero facilmente vinte dalle nostre industrie, primo perché sono in loco, secondo luogo perché si fabbrica un materiale rotabile che è riconosciuto essere uno dei migliori, e poi perché appunto il rapporto
prezzo qualità è favorevole, quindi ci sarebbero forti probabilità di avere treni calabresi in Calabria, ma bisogna fare dei passi in questa direzione. Se andate in Francia vedrete soltanto treni francesi circolare, se andate in Germania vedrete solo i treni della Siemens, le altre nazioni fanno cartello, difendono gli interessi economici delle loro imprese. Io dico che se si vuol fare mercato bisogna farlo seriamente, se gli altri fanno cartello un pochettino forse è il caso che lo faccia anche la politica nazionale. Noi saremo vicini naturalmente ai lavoratori perché crediamo che quella sia una delle realtà economiche più importanti e più interessanti della nostra regione. Negli ultimi 3 anni abbiamo perso altri 700 posti di lavoro circa nel comparto ferroviario, non possiamo permetterci arretramenti ulteriori. Quali saranno le prossime tappe di questa battaglia? No, noi abbiamo in programma il 24 di ottobre una mobilitazione a Crotone dove c'è già un gruppo che si sta mobilitando per realizzare un'iniziativa simile a questa. Poi nella stessa giornata al pomeriggio saremo a Rossano per 2 ragioni, perché Rossano rappresenta come Crotone una situazione marginale a livello di trasporti, ma anche perché a Rossano è nata una protesta 3 anni fa che sembrava una festa e poi si è tradotta in una, come dire, in un film orribile, nel senso che i ragazzi che avevano occupato i binari sono stati messi sotto inchiesta per diciamo, interruzione del pubblico servizio e ancora sono in causa. Noi vogliamo dare solidarietà a quei giovani, rilanciare la battaglia e dire anche che Rossano è un simbolo positivo per noi. Rossano ha subito dei danni incalcolabili a causa di un'alluvione quest'estate. Rossano è una cittadina simbolo perché è vittima, ma è una cittadina che vuole risorgere come tutte le altre realtà calabresi, ma ripeto è un'emblematica. Dopodiché abbiamo in programma anche una manifestazione regionale. L'idea è di assaltare i treni, nel senso buono del termine, pacifico, non vogliamo bloccare i treni, al contrario, vogliamo riempirli e farli quasi scoppiare delle nostre presenze. Chiameremo sindaci, cittadini a viaggiare sui treni anche per 20-30 chilometri per dire che noi ci siamo e quei treni li vogliamo salvaguardare. Ci vengono adesso anche richieste di altre associazioni e movimenti, per esempio ci è stato chiesto di fare un'iniziativa a Policoro in Basilicata, ci viene richiesto di fare un'altra a Bovalino e poi vengono fuori anche esigenze che secondo me sono importanti, per esempio da Crotone, da Italia Nostra, da tante associazioni è venuta fuori un'idea che noi abbiamo sposato, quella di dichiarare patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO l'intera ferrovia ionica da Siracusa fino a Taranto, perché questa linea idealmente serve uno dei luoghi più incantevoli, più interessanti della nostra nazione ed è ricchissimo di vestigia, di archeologia, di beni che possono rappresentare un potenziale turistico incredibile. Noi vorremmo arrivare addirittura a fare quello che si fa in Svizzera o in Spagna, ovvero dei treni crociera, perché no? Si viaggia in treno, ci si ferma nelle cittadine, si visitano dei siti archeologici, si incontra la comunità e si riparte in treno anziché andare per via marittima. Perché no? In compagnia del poeta, scrittore, nonché capostazione in pensione Rocco Criseo di Bova Marina, 35 anni di onorato servizio. A ferrovia. Se volete mi dico che da mia, una volta sì che c'era ferrovia, si viaggiava magari con ritardo, ma la gente sapeva se al riguardo. Un tempo o dirigente movimento si consumava tutto a fuoco lento, con treni che andavano a licenziare, biglietti, merci e conti da quadrare. Se uno voleva una prenotazione, un abbonamento o un'informazione, lo sportello correva di filato, lesto lesto veniva accontentato. Erano altri tempi, un altro modo di fare, non c'erano computer cellulari. A ferrovia era tutta una famiglia, non come ora, fuoco mi ci piglia. Poi la musica è tutta cangiata, signori miei, si cangia e la suonata. I treni danno essere puntuali e allora riduciamo personali.
Oh, che bellezza, che soddisfazione! Chiudono tutti quanti le stazioni. E stanchi di così tanto tagliare, da saro l'erba mi cresce in binari. Se vuoi sapere come viaggio in treno, è facile. Tu vai, tu chiami un capotreno, fai un numero tutto defilato e ti risponde che non è associato. Finora è sto orario un regionale, vuoi vedere che parte puntuale? Ti arrivo macchinista e sai che dici? Che andava a fare nafta motrici. E non ti posso più, signori mio. Ma queste sono cose di Zangrei, i viaggiatori si pigliano con mia. Ma che sono padrone io da ferrovia? Per fare perdere di più la pazienza, cacciare i treni a lunga percorrenza. Troppa comodità, che sono sti rossi, è meglio mi pigliate l'autobus. Sapete che vi dico a tutti quanti, in sta maniera non si può dire avanti. Ogni tanto mi chiappa nostalgia, quanto era bella una volta a ferrovia. Grazie Rocco, grazie. Questa lirica, è tratta dalla raccolta di poesie dialettali Terra Ingrata ma sì la terra mia. Rocco Chiseo, capostazione in pensione, in difesa della ferrovia ionica. In difesa della ferrovia ionica, io purtroppo i miei ricordi sono molteplici. Io ho avuto la fortuna come ferroviere di girare tutta la ferrovia ionica, partendo da Reggio Calabria fino a Crotone e tutta la traversata da Catanzarino alla Lamezia. Certo, erano altri tempi, la ferrovia allora aveva una funzione prettamente, oltre che di trasporto, anche sociale. Le stazioni popolavano di gente ed era un punto di riferimento per ciascuno, sia di giorno che di notte, quando praticamente nel pieno della notte i nostri piccoli paeselli erano completamente vuoti. Qualcuno che aveva bisogno sapeva che se si portava in stazione trovava delle persone a cui poteva chiedere informazione, aiuto o qualcosa del genere. Purtroppo nel corso degli anni la moderna tecnologia e, lasciatemelo dire, anche un pochettino l'incuria dei nostri politicanti, dei nostri amministratori, hanno fatto sì che ormai la fascia ionica sia diventata molto molto abbandonata, sia diventata un luogo deserto, le stazioni chiuse con le inferriate che sembrano delle carceri. Io sono molto nostalgico, mi auguro che effettivamente il servizio possa riprendersi. Chiaramente, perché succede ciò, bisogna che ci sia l'interesse politico e soprattutto l'interesse dei cittadini, che capiscono che la ferrovia sia qualcosa di essenziale per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. Senza la ferrovia, tenendo conto che anche per quanto riguarda la strada ionica, che anche quella offre molte carenze, non ci potrà mai essere uno sviluppo che possa portare a un incremento economico e sociale del nostro territorio. Quindi mi auguro che questo mio appello venga recepito sia dalla gente sia anche dai nostri politici e dai nostri amministratori. Vi ringrazio e va bene, alla prossima occasione. Grazie. Siamo in compagnia dell'assessore Sergio Malara, assessore alle politiche sociali del Comune di Bova Marina. Dal Comune di Bova Marina è partita il 10 aprile scorso la petizione in 10 punti di cui ci parlava prima il professore Gattuso. La sua presenza, assessore, è qua in sostituzione del sindaco che aveva già altri impegni istituzionali. Sì, già nella nostra programmazione politico-amministrativa rientra sicuramente la difesa dei diritti dei cittadini. Lo stiamo ribadendo con i fatti, da circa un anno, come diceva Natalia, siamo partiti con la petizione proprio a Bova Marina, abbiamo organizzato alcune manifestazioni, alcuni convegni proprio sull'importanza della linea ferroviaria, sull'importanza dell'utilizzo dei treni a pieno regime da parte dei cittadini.
per cui qualunque iniziativa dove siamo invitati noi aderiremo, parteciperemo, soprattutto quelle iniziative organizzate dal professore Gattuso e dal suo gruppo, che devo dire che è un vulcano di idee e di progettazione. E l'amministrazione comunale di Bovarina appoggerà le iniziative che verranno messe in atto in difesa della ferrovia ionica? Sicuramente, come dicevo prima, il nostro intento è quello di essere vicinissimi alle associazioni, in particolare le associazioni che difendono i diritti dei cittadini, per cui poiché noi riteniamo proprio le associazioni degli organi intermedi necessari, ormai indispensabili all'azione politica amministrativa di un comune. Grazie assessore. Sit-in che stiamo facendo sulla fascia ionica per la battaglia che ci è a cuore, ovvero la salvaguardia ma anche il rilancio della ferrovia ionica. Stiamo lavorando con una battaglia paziente, perché queste battaglie non si risolvono in una giornata purtroppo, ma coinvolgendo sempre più persone, associazioni e sindaci, sensibilizzando quindi la comunità, perché la ferrovia ionica è seriamente a rischio. È a rischio per diverse ragioni. Intanto sappiamo che è una linea che ha una storia, che ha servito milioni di cittadini calabresi, che ha fatto la sua parte per contribuire allo sviluppo della nostra regione. Il rischio serio che corriamo oggi è che venga smantellata, ovvero il rischio che corriamo è di non vedere più treni da Melito Porto Salvo a Sibari. Da Sibari verso la Puglia ormai non ci sono più treni. Da Catanzaro Lido verso Lamezia ci sono solo 3 treni al giorno. Non sto a discutere sulle cause perché richiederebbero tempo. Posso sintetizzare in una battuta. Questa ferrovia è stata trattata male. Chi ha governato malissimo, senza lungimiranza, senza programmazione. C'erano dei fondi destinati al miglioramento di questi servizi, non si sa che fine abbiano fatto. Addirittura oggi apprendiamo dall'assessore che la Regione deve a Trenitalia 120 milioni di euro, è una zavorra. Voi capite che in tempi in cui le risorse sono limitate diventa difficilissimo. Non solo, i tagli alle ferrovie continuano a livello nazionale e regionale, perché non ci sono secondo loro più risorse, ma questo significa impoverire ancora di più la linea ionica, togliere treni, non garantire frequenze, non garantire servizi. Noi stiamo chiedendo il ribaltamento di questo modo di fare. Tutto questo naturalmente richiede due tipi di, almeno secondo noi, di atteggiamento. Un atteggiamento, chiamiamolo, di protesta, di mobilitazione, di sensibilizzazione. Per questo motivo stiamo facendo degli incontri pubblici come questo. Ne sono previsti altri. Il 24 di ottobre saremo a Crotone, al pomeriggio del 24 saremo a Rossano. Poi è prevista una mobilitazione su tutta la fascia ionica che abbiamo intitolato Assalto al treno, perché chiediamo ai cittadini di salire sui treni, non di bloccarli, e di essere numerosissimi a farli scoppiare i treni e dire che c'è la domanda, perché questi signori vanno dicendo che la domanda non c'è. A forza di levare i servizi e di renderli sgradevoli è chiaro che la gente lo abbandona il treno. Noi vogliamo invertire il rapporto, dicevo. Quindi poi ci hanno chiesto di fare un incontro a Policoro in Basilicata, perché hanno problemi analoghi, un incontro a Bovalino, quindi noi continueremo con le mobilitazioni. Nello stesso tempo, dopo molta fatica, abbiamo ottenuto un posto a tavola, direi, l'abbiamo chiamato tavolo tecnico,
e lì ci confronteremo con le istituzioni ma anche con gli operatori del trasporto ferroviario tipo RFI e Trenitalia, Ferrovie della Calabria e chi altro ci sarà, perché vogliamo dire la nostra, ma lo vogliamo fare con delle persone competenti per far capire che fare trasporti in Calabria è possibile e deve essere un trasporto equivalente a quello che si ha in altre regioni d'Italia e d'Europa. Non è una cosa semplice, ripeto, perché ormai ci siamo rassegnati, questi treni sono una disgrazia, sono sempre peggio. Noi vogliamo invertire la tendenza, bisogna farlo con gradualità e quindi ognuno dei punti della petizione popolare, dei 10 punti, sarà oggetto di discussione, ma sarà una discussione ferrea, una discussione in cui noi non arretreremo. Mancano le risorse, si dovranno trovare. C'è una nuova programmazione europea in questi giorni che sta partendo, sia pure con ritardo di 2 anni, il POR 2014-2020. Bene, là ci devono stare i fondi per le ferrovie, l'Europa ce lo chiede, ci dite dovete investire sul ferro e non sulla gomma, allora si mettono i soldi per le ferrovie, si correggano i progetti nati male come il tram di Cosenza che non sta in piedi e costa un sacco di soldi, 160 milioni di euro, si può fare una linea di autobus di qualità in quella città e dirottare quei fondi sulla ferrovia. Si possono fare altre cose ancora perché adesso parte il piano regionale dei trasporti. Ci sono dei tecnici assessori in questo momento, è il momento quindi più favorevole che possiamo immaginare, perché i politici farabutti, i rubagalline, i rubaquattrini sono finiti tutti fuori dalla scena, staranno piangendo ancora e si stanno riorganizzando. Noi però abbiamo un periodo, secondo me, positivo di cui approfittare, abbiamo degli interlocutori tecnici, l'assessore alla pianificazione regionale, alla logistica Russo e l'assessore alle infrastrutture e trasporti Usmanno, sono due colleghi miei, due accademici, ci si conosce, noi li stiamo pungendo perché vogliamo ottenere dei risultati. Quindi nel piano regionale dei trasporti si possono mettere delle poste di finanziamento per queste cose. Ho parlato anche personalmente con i miei colleghi, mi hanno detto Del Rio ci viene incontro, a patto che chiediamo cose serie, non chiediamo la luna, perché se chiediamo l'autostrada ionica che costa 20 miliardi di euro ci vorranno 50 anni, invece se noi chiediamo delle cose come l'acquisto di treni sono cose che si possono fare in pochissimo tempo perché un treno lo fabbrichiamo anche qui da noi. Allora dobbiamo cercare di lavorare, ripeto, su due piani, uno tecnico-istituzionale che ha preso il via questa settimana e che andrà avanti, io chiedo alle associazioni di starci vicini perché se non c'è la pressione continua non andiamo da nessuna parte, e il piano politico generale che ci vede protagonisti, per cui dobbiamo continuare a raccogliere le firme, presidiare le stazioni, combattere questa guerra che è una guerra da Vietcong contro gli americani per capirci. Non è una guerra che si vince in 2 giorni, lo dobbiamo fare con intelligenza, unendo le forze, evitando le polemiche, perché a volte nascono anche delle piccole polemiche, qualcuno dice i tavoli tecnici non servono a niente. Non servono a niente se mandiamo persone non qualificate, possono servire se li utilizziamo in maniera corretta. Perché continuiamo la mobilitazione? Perché ogni volta che ci sarà un tavolo tecnico noi faremo un resoconto, lo renderemo pubblico ai cittadini e faremo un incontro come questo, divulgazione, quello che sta avvenendo ai cittadini lo devono sapere, se progrediamo bene, se arretriamo devono saperlo comunque, è importante unire le forze e stare vicini a chi sta più avanti, che si è sobbarcato quest'onere, perché altrimenti alla lunga ci si stanca, qualunque battaglia di questo tipo alla lunga stanca, logora e si rischia alla fine di mollare. Se invece c'è l'appoggio, c'è la continuità, c'è il ricambio e queste iniziative le organizzano anche le associazioni senza che ci siano Maria, Giuseppe o Domenico Gattuso, noi li possiamo moltiplicare e moltiplicandole il risultato lo otterremo. Questa è una battaglia che secondo me si può vincere, quindi non perdiamo fiducia, facciamo la nostra parte, la dovremmo fare anche in altri tavoli, quelli politici. Ma questo sta a ognuno di noi, se non la facciamo rischiamo veramente di arretrare, stiamo perdendo l'aeroporto di Reggio Calabria, stiamo perdendo i traghetti sullo stretto, non abbiamo una città metropolitana ma abbiamo una città campagnola, altro che metropolitana, perdiamo anche i treni, se perdiamo i trasporti pubblici anche locali è finita. Un'ultima battuta, io ho invitato personalmente attraverso l'assessore ai trasporti Agata Quattrone, che non è lei, si chiama Agata,
avvenire stamattina. Ho chiesto l'adesione del sindaco di Reggio, mi sarei aspettato un segnale, una presenza, una risposta alla mail. Non l'ho ottenuta. Io spero che questa adesione venga, da qui a qualche giorno solleciterò di nuovo, altrimenti una manifestazione la faremo al Comune di Reggio Calabria, perché non è possibile che in una battaglia di questa natura, in cui Reggio è un centro estremamente significativo, fondante, una delle estremità da cui partire, sia fuori dai giochi. Noi possiamo avere 40 sindaci della Ionica presenti, ma se manca il sindaco di Reggio Calabria è una vergogna per noi. Quindi o assume la sua responsabilità o una delle prossime manifestazioni la faremo nel suo ufficio a Palazzo San Giorgio, e la faremo in massa. Ve lo chiedo veramente, perché ritengo che ognuno se deve assumere le proprie responsabilità. La ferrovia come l'aeroporto sono dei beni pubblici, e su questo dissento anche dalla posizione del sindaco di Reggio quando va dicendo che si può privatizzare l'aeroporto di Reggio Calabria. Privatizzare l'aeroporto di Reggio Calabria equivale a chiuderlo definitivamente, mettetevelo in testa, perché nessuna compagnia privata investirà mai su un aeroporto che si trova all'estrema periferia del continente europeo. Non ci sono i numeri per garantire un ritorno di economia. È un servizio pubblico anche questo, e tutti i servizi pubblici necessitano di sovvenzioni, come la sanità, come l'istruzione, come la magistratura. Allora, chi va a scuola sa benissimo, mandiamo i nostri ragazzi, sappiamo che c'è la sovvenzione pubblica, perché altrimenti se ognuno di noi dovesse pagare l'istruzione pagheremmo fior di quattrini per pagare i docenti. Siccome però la Costituzione ci dice che la scuola è un diritto che va garantito, ci sono le sovvenzioni pubbliche. Dovrebbe essere la stessa cosa per la sanità, deve essere la stessa cosa per i magistrati. Se noi non paghiamo i magistrati non c'è legalità e giustizia che tenga. Noi paghiamo anche eserciti, paghiamo carri armati, aerei militari, generali, capitani. Che cosa ci danno queste componenti rispetto a quello che dà la cultura? Nulla. Eppure li sovvenzioniamo perché riteniamo che la sicurezza debba essere garantita. Allora anche i trasporti devono essere garantiti. In questa città dobbiamo difenderli sia sul mare, sia su terra, sia su aria. Abbiamo una battaglia tridimensionale, se volete, difficilissima, dura, ma ognuno di noi rappresenta un presidio, ognuno di noi rappresenta un attivista, quindi ognuno di noi deve farsi portavoce di questi ragionamenti in tutte le sedi possibili e immaginabili, però dando un messaggio di speranza, perché oggi un pizzico di speranza forse c'è. Stiamoci attenti, perché se molliamo i remi, coliamo a picco, finiamo come quei disgraziati che finiscono in fondo al Mediterraneo e nessuno sa ormai quanti siano. La Calabria è considerata in Europa un pezzo d'Africa, si dice un malato terminale. In Europa i burocrati dicono: noi i soldi li diamo alla Calabria, è come se fosse un malato a cui diamo medicine e soldi, ma la Calabria non vuole curarsi, non risponde, non spende addirittura i fondi che noi diamo. È ora di finirla, per questo facciamo la mobilitazione. Dobbiamo pretendere che i soldi che vengono destinati alla Calabria siano spesi al 100%, e dobbiamo fare sinergie, devono essere spesi e spesi bene. E la nostra sfida, la sfida che parte chiaramente ogni giorno da noi e che deve continuare. Vi invito a pubblicizzare le prossime iniziative, in particolare quella del 24 ottobre. Fatelo attraverso i social network, create altre pagine di social network, date pubblicità, partecipate alle pagine che abbiamo già aperto. È una battaglia, ripeto, che si gioca sul medio-lungo periodo. Io dicevo prima una battuta, vorrei immaginare che Lorenzo da 10 anni non viva la sorte dei ragazzi che oggi vediamo partire in massa. Arrivano a 20 anni, a 23 anni, si laureano anche prima, partono e non tornano. Eravamo 2 milioni di calabresi, siamo 1 milione e 900 mila. In realtà ufficialmente siamo 2 milioni, ma perché abbiamo integrato 100 mila extracomunitari. E meno male, perché l'economia in calabrese altrimenti sarebbe morta. Ma se continua questo trend, fra 10 anni saremo 1 milione e 700 mila abitanti. Se andate nei paesini, ma anche nelle città, ormai i vendisi, gli affitti, si sono all'ordine del giorno. Si vende tutto perché la gente abbandona questa terra. Eppure se ci pensate, questa è la terra più bella del mondo. Abbiamo le montagne, il mare, l'acqua, le foreste, le spiagge, potremmo vivere meglio dei californiani. Chi ci ha destinato a questa situazione? Ce lo dobbiamo chiedere, perché è troppo facile, come dire, scherzare sui calabresi dicendo sì, la Calabria è bellissima, ma sono i calabresi che non vanno.
ci sono delle responsabilità. I calabresi sono come tutti i cittadini europei, c'è gente di Calabria che lavora in tutte le parti del mondo, che fa onore alla nostra regione, manager, laureati, ricercatori, professionisti, operai che lavorano in tutte le parti del mondo e che danno dignità alla nostra regione, ma anche i calabresi che stanno qui, nel 95% dei casi, sono persone che hanno dignità, chiedono che sia rispettata questa dignità. Dobbiamo cercare di ribaltare le logiche del passato, ripeto, non sarà facile, ognuno lo faccia nel proprio ambito, creiamo associazioni, comitati e uniamo le forze. Perderemo qualcuno per strada perché, come appunto nella guerra dei Vietcong con gli americani, ci saranno sacrifici da fare. Ma più saremo e più determinati saremo, più probabilità avremo quantomeno di vincere questa battaglia. Scusate se l'ho fatta lunga, io vorrei che anche voi diceste la vostra. Mi è piaciuta moltissimo la poesia di Rocco, che è splendida e che riproporremo sui social network. Però se anche voi volete dire la vostra, abbiamo un po' di tempo. A mezzogiorno, se siamo un gruppetto che si ferma, abbiamo previsto di prendere il treno per andare all'Europa. Il treno parte alle 12.04, alle Omega, la stazione vicina, per dare un segnale di vicinanza anche a quel mondo che ci appartiene. Quindi dalle 12.10 alle 12.30 saremo alle Omega, dopodiché smobilitiamo, naturalmente per chi può venire, però ecco, vi invito che chi potesse farlo, se lo fa presente, perché se siamo un gruppo di una decina di persone ha un senso. Non lo so, questo non lo so, ho accertato per l'andata a 100, però ecco, se vediamo che siamo una decina di persone, conviene fare il biglietto qualche minuto prima, non farlo all'ultimo secondo, quindi qualcuno prenda un po' la lista di chi vuole venire. Ciao.